Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sparando sempre e comunque a caso. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, pieno di passi indietro, ritrattazioni e scuse formali. Esattamente un anno fa, infatti, pubblicavo un video dove mi lanciavo in delle prediction per il 2022 su quello che sarebbe stato l'anno di Nintendo. E oggi ripercorreremo insieme quel video facendo un po' il punto della situazione, verificando quante di queste prediction e speranze si sono avverate, ma soprattutto poi rilanceremo per il 2023. Ovviamente però voglio sapere anche quali sono le vostre previsioni per l'anno prossimo e vi aspetto nei commenti, ringraziandovi già da adesso per un altro anno passato insieme. Dai che se continua così il 2023 sarà veramente l'anno della conquista Poraccia e proprio per questo, prima di iniziare, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, eccoci qua, andiamo subito al video incriminato, ma intanto vi faccio notare due cose fondamentali. La prima è che, ridendo e scherzando, siamo veramente a un passo dai 30.000 iscritti e se ci impegniamo fino alla fine riusciremo a raggiungere questo traguardo importantissimo prima della fine dell'anno. Mi raccomando, non deludetemi. E seconda cosa, ci ho visto un po' lungo perché già dal titolo ho messo le mani avanti intitolando il video solo prediction sbagliate e come andremo a vedere di cantonate ne ho prese parecchio, ma commentiamole per bene. Iniziamo subito dal primo punto che ho affrontato nel video dell'anno scorso, un capitolo che si chiama La delusione di leggende Pokémon Arceus e il remake di Pokémon Platino. Sentiamo un po' cosa avevo da dire. Ridendo e scherzando, siamo già a un passo dall'inizio del nuovo anno e il 28 di gennaio segnerà l'uscita dell'attesissimo Leggende Pokémon Arceus. Gran parte della community è in hype per quello che rappresenterà un vero e proprio balzo in avanti della serie, però Poracci, io non lo so. Questo titolo non mi convince per niente. E allo stesso tempo sono convinto che The Pokémon Company abbia in serbo altri annunci prima della fine dell'anno. Quindi, diciamo, già da questa cosa ci avevo preso a metà, perché effettivamente l'annuncio della nona generazione doveva ancora arrivare, sarebbe arrivato a febbraio-marzo, ed effettivamente c'è stato un altro titolo Pokémon nel corso del 2022, solo non era assolutamente un remake di Platino. E secondo me andrà a finire così. Arceus si rivelerà un buon tentativo di svecchiare il brand penalizzato da una realizzazione tecnica pessima. Vabbè, direi che qua non abbiamo nulla da dire, è andata abbastanza così, ma insomma si intuiva già dai primi frame del primo trailer. Il semi open world di Leggende sarà visto come un punto di partenza piuttosto che di arrivo, facendo sperare in prodotti futuri in grado finalmente di rivitalizzare il gameplay del brand. Ed effettivamente è andata così. Certo che purtroppo questa speranza che i passi fatti in avanti in Leggende Pokémon Arceus non si è concretizzata poi in qualcosa di altrettanto valido o che fosse in grado di superare quello che abbiamo visto all'interno di questo spin-off, perché mi sembra un po' l'opinione condivisa da tutti quanti, l'open world di Scarlatto e Violetto è molto 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 peggiore rispetto a quello che si poteva sperare dopo un capitolo come quello di Leggende Pokémon Arceus. Quanto si è visto finora dai trailer, a livello tecnico, è tutt'altro che entusiasmante e ho la sensazione che per quanto impegno ci abbiano messo gli sviluppatori di Game Freak, il risultato finale sarà comunque un prodotto grezzo, quasi anacronistico per l'anno in cui uscirà. Però si tratta di gennaio, l'anno è ancora lungo. E se per la fine dell'anno arrivasse un nuovo titolo Pokémon? Ecco, però ci tengo a sottolineare che sì, ho detto delle cose giuste, ma in realtà, questo perché me lo ricordo, la mia visione era molto più pessimista, cioè nel senso credevo che il titolo sarebbe stato affossato e così non è stato, anzi io in primis mi ci sono divertito parecchio e incredibilmente l'ho apprezzato parecchio. Ecco, Semeo sarebbe stato recepito con molta più freddezza e diciamo mi aspettavo un po' la ricezione che c'è stata per Scarlatto e Violetto. E se per la fine dell'anno venisse proposto il remake di Pokémon Platino? Questo sarebbe la... E niente, vabbè, qui senza che andiamo avanti, sbagliatissimo. In realtà avrei dovuto dare retta a quello che veniva suggerito dal grande pubblico e che poi era anche la cosa più logica perché, insomma, Game Freak si è dimostrata un'azienda che difficilmente
improvvisa per quanto riguarda le uscite del brand Pokémon. Lo sappiamo tutti quanti qual è il motivo, perché dietro c'è The Pokémon Company, le uscite con tempo determinato perché bisogna mandare avanti tutto il carrozzone transmediale. Però ecco, in questo non ci ho preso per niente, anche perché sarebbe stata, diciamo, una novità abbastanza importante per la serie, quella del remake, se vogliamo, e quindi ho puntato troppo in alto. Però, diciamo, di tutto questo primo blocco, direi che ci ho preso solo per un terzo, cioè che effettivamente Arceus gravemente faceva schifo, ma era anche abbastanza semplice, e che sarebbe stato visto come un punto di partenza piuttosto che di arrivo. Il problema è che questa partenza c'è stata, ma si è un attimo fermata subito, quindi vediamo quello che succederà in seguito. A questo punto sarebbe interessante capire cosa decideranno di fare nel 2023 per il brand Pokémon. Probabilmente questa è la cosa più scontata. L'attenzione sarà puntata verso i DLC di Scarlatto e Violetto. Magari si tratterà di un'aggiunta che un po' correggerà il tiro su alcune degli aspetti più aspri a livello di game design, ma soprattutto spero che vengano risolti, come poi promesso da Nintendo stessa, i problemi più evidenti per quanto riguarda la qualità tecnica del titolo, che effettivamente è anacronistico nel 2022. Andiamo avanti al prossimo blocco. I nomi importanti per il 2022 siamo pieni, ma io mi aspetto anche qualche reveal che colga tutti quanti di sorpresa, ripescato direttamente dal catalogo storico della grande N. Ormai se ne parla da tempo e io voglio continuare a crederci. Il prossimo sarà l'anno dello scimmione. E niente, qua mi riagganciava un rumor che ormai andava avanti da parecchio tempo, forse un annetto buono, e che continua ad andare avanti, ovvero che c'è questo fantomatico Donkey Kong in 2D o forse in 3D sviluppato dallo stesso team di Odyssey, che sarebbe in cantiere da anni, ma che Nintendo non vuole tirare fuori. In realtà è stata una prediction purtroppo sbagliatissima, non era così campata in aria. Ci può stare, però in realtà Nintendo qualcosina a livello retro l'ha fatta, più che altro perché ha ripescato fuori dal cilindro sia Mario Strikers, ma poi anche per quanto riguarda i platform Kirby, soltanto che appunto il platform della mascotte c'è stato, ma non era 2D e soprattutto non era un platform di Donkey Kong. Arrivato, mi sembra, durante il primo direct dell'anno, è arrivato l'annuncio di Kirby and the Forgotten Land e la Terra Perduta, uscito poi a marzo, aprile, insomma nella prima metà dell'anno. Nintendo sì, ci ha provato in tutti i modi a rivitalizzare il catalogo. Il gioco è bellissimo, entrerà di sicuro nella top 10 dei miei poti, i goti di Poro, però non è stato quel Donkey Kong che tanto aspettavamo, e anzi l'attenzione verso la mascotte c'è stata, ma non è stata quella che credevo, ovvero lo scimmione sembra ricoprire un ruolo molto importante all'interno del film di Super Mario, anche perché sostanzialmente nel secondo e ultimo trailer che è stato pubblicato per ora hanno praticamente ritirato fuori qualsiasi Kong mai partorito dalla testa dei designer giapponesi e americani, anche quelli dimenticati completamente. Ma questo in realtà non corrisponde a un rinnovato interesse verso il brand per quanto riguarda panorama videoludico, ma più che altro perché il parco giochi del Super Nintendo World a Osaka sta per aprire un'espansione, una nuova zona, più piccola di quella principale, credo, dedicata proprio al mondo di Donkey Kong. Quindi è arrivato non il platform, ma il DLC del parco giochi. E questo è tutto quello che abbiamo avuto a tema Donkey Kong. Ci credo ancora in un platform 2D? Purtroppo non penso ne sentiremo parlare a breve, proprio perché appunto tutta l'attenzione è concentrata verso altri lidi, e anzi se Nintendo deve decidere di produrre le platform in 2D ha piuttosto preferito ripescare un vecchio classico di Kirby, che è un po' l'unica mascotte all'infuori delle tre serie principali che al momento Nintendo sembra intenzionata a tenere viva e vegeta, e questo per me rimane sempre un gran peccato. Quindi 2023 l'anno di Kong? No, decisamente no. Prossimo capitolo, Super Mario Odyssey 2 in uscita nel 2022. Attenzione, questa è rischiosissima. Vediamo cosa ho detto. Perché credo che ormai i tempi siano maturi per vedere il nuovo episodio di Mario in tre dimensioni. E se la pubblicazione non sarà prevista entro il 2022, quantomeno il prossimo anno avremo un reveal ufficiale. In fondo per il 2022...
Ok, presa a metà, effettivamente non c'è stato nessun nuovo gioco di Super Mario, né tantomeno un platform in 3D, ma non c'è stato neanche il reveal ufficiale. Vediamo un attimo come portava avanti questa tesi. 2022 Nintendo sembra intenzionata a puntare tutto sul film di Mario, scelta che potrebbe mettere in panchina videoludica la mascotte. Le avventure cinematografiche dell'idraulico potrebbero essere un ottimo trampolino di lancio per creare le basi della campagna pubblicitaria del prossimo platform in tre dimensioni, che a questo punto credo proprio sarà un Super Mario Odyssey 2. Ok, allora senza che vi faccio risentire tutto quanto, poi se volete il video è pubblico sul canale, un po' me la cavo dicendo sostanzialmente nel 2022 Nintendo si concentrerà solo sul film di Mario, che verrà poi magari eventualmente utilizzato come trampolino per un prossimo gioco in tre dimensioni. Come scenario non è poi così assurdo, c'è tutto il problema che il film è stato rimandato, doveva uscire inizialmente nel 2022, è stato rimandato al 2023 e quindi può esserci stato un po' un intoppo nella pipeline. Spoiler, non vedremo nessun annuncio di Super Mario Odyssey 2 entro il 2022 e non so perché... Credo che la prima metà dell'anno sarà tutta concentrata verso Tears of the Kingdom e potrebbe effettivamente ripetersi una situazione come è stata quella del 2017, dove Mario è stato teaserato addirittura nel 2016, Super Mario Odyssey, durante il trailer di presentazione di Switch, e poi è stato annunciato ufficialmente a gennaio dell'anno successivo, e poi l'attenzione gli è stata data tutta quanta durante il Nintendo Direct delle tre, per poi essere pubblicato a ottobre sempre dello stesso anno. Chissà, magari ci potrebbe essere un piccolo teaser, magari durante il Nintendo Direct di febbraio e poi un'uscita a ottobre. Non ci spererei però più di tanto, più che altro rimaniamo concentrati su Tears of the Kingdom, perché quello alla fine, già quello è abbastanza epocale e tutto quello che viene dopo è un di più. Vediamola così, dai. Proprio per questo, fossi in Nintendo, ora come ora darei la priorità alla saga di Metroid, che dopo Dread sta vivendo una sorta di terza giovinezza, ma... Video invecchiati male, purtroppo qui già so dove voglio andare a parare, sostanzialmente dico guardate Dread sta vendendo parecchio bene, ritiriamo fuori, continuiamo a spingere sul brand di Metroid e quindi Metroid Prime 4 è lontanissimo, intanto facciamo il remake di Metroid Prime 1 perché già se ne stava parlando che l'idea della collection della Metroid Prime Trilogy HD era stata abbandonata, ma più che altro si pensava proprio a una sorta di remake, reboot della serie, sembrava un rumor dato per certo, sembrava una cosa sicurissima, ma soprattutto era la cosa più logica in assoluto, e niente, non si è fatto niente, volta dopo volta sono passate le occasioni, tutto l'hype che si è generato intorno a Metroid si è spento, colpa di Nintendo, e quindi niente, secondo me il brand è praticamente di nuovo dormiente, ma la cosa interessante, vediamo se la ritrovo, quanto piuttosto una sorta di remake del Prime originale, a cura di Next Level Games. Lo studio canadese ha dimostrato di avere tutte le capacità di gestire brand di punta del catalogo Nintendo. E niente, qua auspicavo un ritorno di Next Level Games dopo l'acquisizione da parte di Nintendo per lavorare appunto sul remake del primo Metroid Prime. Proprio non ci ho capito niente, è stata una sparata totale, però un fondo di verità c'è stata, o almeno forse... ho portato fortuna, vediamola così, perché effettivamente c'è stato il ritorno di Next Level Games, a cui però è stata affidata una serie storica e soprattutto verso la quale lo studio aveva una certa esperienza, perché tutti e due i primi Mario Strikers erano stati sviluppati da Next Level Games. Che poi il ritorno di Battle League Football purtroppo non sia andato proprio come sperato, questo è un altro discorso. Ma rispondiamo alla domanda. Scusate, qua c'è bisogno di zoomare. Nel 2023 vedremo Metroid Prime? Io, poracci, nel remake del primo Metroid Prime ci credo ancora, anche perché Metroid Prime 4 è finito chissà dove, e quindi dico, se Nintendo ha un minimo di amore verso il brand, ha minimamente a cuore la saga di Metroid, non capisco cosa sta aspettando, se non che al massimo c'è una sorta di problema di sovrapposizione delle varie uscite, quindi adesso tutta l'attenzione deve essere rivolta verso Breath of the Wild, eccetera, eccetera, Tears of the Kingdom, per gli amici Breath of the Wild 2, e quindi magari si aspetta ancora un po' per
ricominciare a pensare a Metroid Prime, a Metroid Prime 4. Il 4 lo vedremo alla fine della generazione, sarà un titolo cross generazionale, me lo immagino nel 2024, 2025, non lo so, quando la Switch finalmente, quando la Switch andrà in pensione, sto per dire morirà, ma magari è un po' bruttino, però il Prime, perché non iniziare a tirarlo fuori adesso? Intendo, esci il Prime, per favore, possibilmente nel 2023. Andando avanti, prossimo blocco, il nuovo Mario Kart arriverà nel 2022, vabbè, qui proprio... Il primo singhiozzo da quante poracciate sto sparando. Quasi 8 anni dalla sua data di pubblicazione originale, è semplicemente incredibile che Mario Kart 8 continui a vendere come se fosse il primo giorno. In tanti si stanno chiedendo se mai vedremo un sequel nell'immediato futuro. E io voglio sbilanciarmi e rispondo che sì, nel 2022 vedremo il successore di Mario Kart. Ma attenzione, questa non è una prediction, è una provocazione. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Chocobo GP. Il 10 marzo 2022 Square Enix pubblicherà questo inaspettato seguito di Chocobo Racing. Questo era quando a fine 2021 ancora credevo nel buon cuore di Square Enix e ancora avevo fiducia verso quella che è l'ombra di Squaresoft sostanzialmente. E vabbè, purtroppo... Chocobo GP, il seguito di Chocobo Racing, si è rivelato essere una non un brutto gioco, ma semplicemente rovinato da una struttura da free to play vergognosa, intasato da monetizzazioni e uno shop veramente, ma più che confusionario, proprio stordente. E l'interesse intorno al gioco è morto più o meno il secondo dopo che abbiamo potuto provare la demo e renderci conto che sì, era sostanzialmente un bancomat al contrario. Quindi nel video spiegavo che l'uscita di Chocobo GP fosse una sorta di spinta per Nintendo a accelerare i tempi verso la produzione di un nuovo Mario Kart, ma indovinate un po', non è stato assolutamente così. Mario Kart 8 Deluxe continua a vendere e vende tantissimo, ma c'è stata in mezzo la genialata del pass percorsi aggiuntivi, che non mi sarei mai aspettato, un DLC dopo 8 anni dalla pubblicazione dell'originale e dopo 5 anni dalla pubblicazione del gioco su Switch, che è stato forse il modo più intelligente per metterci una pezza e permettere così di andare avanti un altro anno e mezzo con sempre lo stesso software che continua a essere il più venduto in assoluto anche durante queste festività natalizie. Ed è interessante però come soluzione, perché alla fine con un colpo solo Nintendo si è tolta dall'impatto di dover per forza di cose accontentare la fanbase con un nuovo Mario Kart, e comunque ha anche dato un modo, anzi ha dato una motivazione per iscriversi al pacchetto aggiuntivo, visto che il pass per corsi aggiuntivi è incluso all'interno dell'abbonamento più costoso del Nintendo Switch Online. Quindi è stata una mossa molto furba per prendere due Chocobo con una fava. Quindi, prediction purtroppo sbagliata in toto, perché Chocobo GP è una schifezza e Mario Kart 9 non è uscito, anzi, è riuscito Mario Kart 8, quindi su questo proprio non ci ho preso niente. Vediamo il prossimo capitoletto, che si chiama Game Boy Color e GBA su Nintendo Switch Online. Voglio dedicare una piccola sezione anche al servizio del Nintendo Switch Online, perché credo, anzi spero, che Nintendo cercherà in tutti i modi di correggere il tiro. Oltre a delle patch correttive volte a migliorare l'emulazione, vedremo anche l'arrivo di nuovi sistemi storici all'interno del catalogo. L'offerta base verrà ampliata con le librerie Game Boy e Game Boy Color, mentre il pacchetto aggiuntivo, da cui verrà rimosso il DLC di Animal Crossing, saluterà l'aggiunta di una selezione di giochi provenienti dal Game Boy Advance. Per me questa sarebbe una prospettiva incredibile e prego che Nintendo non si dimentichi per strada queste storiche console portatili. 12 mesi dopo, purtroppo Nintendo si è dimenticata per strada queste console portatili, e questo forse è la prediction sbagliata di cui mi dispiace più in assoluto, perché c'è stato un punto in cui sembrava tutto quanto pronto per l'arrivo del Game Boy su Nintendo Switch Online. E niente, non è andata così. Nintendo continua a investire esclusivamente su Nintendo 64 e Sega Genesis o Mega Drive, dipende dalla vostra regione d'appartenenza, anzi di riferimento, e non ha fatto nulla per giustificare realmente il rinnovamento dell'iscrizione annuale del pacchetto aggiuntivo. C'è da dire però
che anche in questo io non me lo sarei mai aspettato. Adesso, dopo un anno che è passato, per i contenuti che offre e per il prezzo che costa, il pacchetto aggiuntivo per me è uno dei servizi più convenienti e più giustificabili a livello di spesa di tutti quelli che ci sono in giro nel settore videoludico. Comunque, per un costo irrisorio rispetto alla concorrenza, avete delle librerie retro gaming di tutto rispetto. Magari l'emulazione non fa gridare al miracolo, ma anche quella delle piattaforme rivali non è che sia questo granché, però al tempo stesso ci sono anche poi i DLC di Mario Kart, che forse da soli valgono il prezzo del biglietto. Spero che comunque prima o poi il Game Boy arrivi, ma deve arrivare per forza, perché comunque i test li hanno fatti. Ci sono tante documentazioni di Nintendo che ha testato direttamente degli emulatori proprietari per far girare su Switch le storiche console portatili del suo catalogo. Potrebbero arrivare a fine di quest'anno, perché no? Anche perché i titoli Nintendo 64, quelli che si possono mettere senza troppi problemi di licenza, stanno finendo. E sì, possono andare avanti un altro anno con un titolo al mese, ma poi si inizia un po' a raschiare il fondo del barile, e a quel punto secondo me ci sarà bisogno di un vero refresh dell'offerta. Il Game Boy è pronto, portatelo. Quindi io lo dico, tutto quanto sul pacchetto aggiuntivo, sia il Game Boy che il Game Boy Advance, viene aggiunto verso settembre, magari presentato durante le tre, per giustificare un ulteriore rinnovo dell'abbonamento per il terzo anno di fila. Voglio essere ottimista in questo, confermo la mia prediction sbagliata. Poi niente Breath of the Wild 2. È Breath of the Wild 2 e mi dispiace tantissimo, ma sono sempre più convinto che il seguito più atteso in assoluto tra i titoli Nintendo non vedrà la luce nel 2022. Per Breath of the Wild 2 se ne parla nel 2023. E questo, finalmente ci sono voluti 10 minuti di video, però su questo qua ci avevo preso. La cosa che mi fa ridere molto è che uno dei primi video che ho fatto sul canale, praticamente discutevo il fatto che c'erano delle pubblicazioni che volevano Breath of the Wild 2, che all'epoca ancora non aveva un nome, come prontissimo e pronto per essere pubblicato nel 2019. Tanti mi hanno dato contro quando avevo detto no, guardate che come cosa mi sembra altamente improbabile. È uscito poi il primo teaser e tutti quanti nei commenti mi hanno scritto invece è il 2022, siamo nel 2023 e a Breath of the Wild 2 o Tears of the Kingdom non ci ha giocato nessuno, quindi l'attesa è stata straziante, però era nell'area che sarebbe stato rimandato, soprattutto poi nel momento in cui qualche mese dopo hanno annunciato Arceus e poi la nona generazione Pokémon a novembre, era chiaro che Zelda non sarebbe mai uscito entro la fine del 2022. È stato bello sperarci, però se questa prediction l'ho presa, in realtà purtroppo la seconda parte, mi devo fermare a quel punto, purtroppo la seconda parte è stata un grandissimo buco nell'acqua, perché sentiamo: il 2022 vedrà l'arrivo di Wind Waker e Twilight Princess in versione HD, nel migliore dei casi in una collection, nel peggiore venduti singolarmente a prezzo pieno. E chiudiamo con... Allora dai, diciamocelo ragazzi, va bene tutto, però non è stata proprio colpa mia, nel senso, il fatto che non siano stati pubblicati né Wind Waker in HD né Twilight Princess HD su Nintendo Switch non ha proprio senso. Cioè è un'operazione così semplice, sono soldi così facili e sarebbe una cosa così Nintendo, che il fatto che Nintendo non abbia fatto questa cosa è veramente la cosa più inspiegabile del mondo. Cioè proprio non riesco a spiegarmi cosa sia successo nel mezzo, il perché non abbiano provato comunque a tappare questo buco con dei porting facilissimi. Non dovevano fare nulla su Skyward Sword, un minimo, anzi no, parecchio, ci hanno anche lavorato sopra. Questi due erano pronti, ma non si sono visti. E c'è stato poi tutto il ciclo dell'hype che ci ha distrutto completamente. Le scuse ufficiali di Jeff Grubb e del compare Mike Minotti, ma niente, è stato tutto una grandissima fregatura, un grandissimo abbaglio. Però quello che dico è, nel 2023 vedremo questa collection? Assolutamente no. Ormai l'attenzione è tutta rivolta verso Tears of the Kingdom e non c'è più spazio per questa collection. Per me non esce più nel 2023, ma non esce proprio più su Switch, forse nel 2024, ma a quel punto, ora andiamo verso la chiusura, magari staremo già parlando di un'altra console. Ma andiamo verso la domanda che ci stiamo ponendo tutti quanti: raggiungerà Poro i 30.000 iscritti prima del 2023? No, in realtà questa è la seconda domanda che ci stiamo ponendo tutti quanti. La prima è: Switch Pro nel 2022? L'anno prossimo vedremo Switch Pro? La risposta è semplice:
Sì, ma no. Il lasso di tempo che è intercorso tra la presentazione della Lite e l'arrivo della OLED è stato di circa 2 anni. Quindi il 2022 sarà un anno in cui possiamo dormire sonni tranquilli per quanto riguarda... Sonni tranquilli. ...guarda eventuali revisioni hardware. Certo che con tutti questi gioconi ancora in ballo dal 2023 in poi, si potrebbe pensare che Nintendo decida di associare il lancio di una ipotetica Pro a un titolo particolarmente esigente in fatto di prestazioni tecniche, magari, che ne so, un open world. Quindi ecco l'ultimissima Poro Prediction. La prossima Switch sarà una Lite OLED, la trollata massima. E vabbè, questa qua era ovviamente un'esagerazione. Però ci ho preso abbastanza quando ho detto che il 2022 non sarebbe stato l'anno di Switch Pro, nonostante poi molti mi chiedessero: ma secondo te vale la pena acquistare la Switch ora che esce la Pro? Non c'erano proprio le condizioni per far uscire una nuova console nel 2022 o una nuova console, una revisione. Secondo me il discorso invece è radicalmente diverso per il 2023, se non altro perché le vendite di Switch sono ancora consistenti ma stanno calando, e soprattutto si vocifera tanto di un possibile refresh mid-gen, diciamo, per così dire, comunque un refresh di PlayStation 5 e anche di Xbox. Quindi secondo me, se c'è un momento buono per proporre qualcosa di nuovo, ora soprattutto che i porting su Nintendo Switch iniziano veramente a essere complicati e sono sempre meno gli sviluppatori che si prendono il rischio di investire ingenti somme su un porting fatto con tutti i crismi del caso, c'è spazio per una nuova console nel 2023. Non vi so dire se sarà una Pro o una Switch 2. Quello che dico è che probabilmente sarà un hardware in forte continuità con Nintendo Switch, non l'andrà a sostituire ma ci si affiancherà. Io propendo sempre più per un qualcosa in stile Pro, da magari che allunghi la vita di un altro annetto e mezzo. Un'uscita prevista per fine 2023 inizio 2024 di questa revisione, ma comunque accompagnata da un gioco importante. Però secondo me un nuovo hardware ci sarà nel corso dell'anno, se non altro in forma di annuncio, ma aspetterei la seconda metà. Queste sono più o meno tutte quante le prediction dell'anno scorso. Ci ho preso veramente poco, però diciamo che i discorsi che ho fatto dietro erano in parte di cuore, in parte ho provato ad essere razionale. Ho avuto delle buone intuizioni, ma poi concretamente le cose sono andate in modo molto diverso. Vi lascio un'ultima prediction, ovvero che fine farà il Poro canale nel 2023. Secondo me questo qua sarà un anno di grande crescita, soprattutto sarà un anno dove produrrò alcuni tra i contenuti di cui andrò più fiero in assoluto, e soprattutto spero che continuerete a seguirmi e a tenermi compagnia anche nei prossimi 12 mesi, perché lo dico sempre, lo ripeto anche adesso, perché è giusto ringraziarvi ogni volta che ne ho la possibilità. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Se ho ancora entusiasmo in quello che faccio, nonostante siano passati ormai più di 5 anni, è perché comunque il vostro feedback non solo è importantissimo, ma è anche poi la cosa più bella del mondo, ed è veramente un piacere ricevere sempre tutto questo feedback critico, positivo, ma comunque questo senso del fatto che il mio lavoro non si perda nel nulla, ma venga recepito e assimilato e poi eventualmente anche criticato. E questo mi fa super piacere. E la cosa più incredibile è che non vi siete disiscritti tutti quanti, nonostante questi baffi. Comunque, vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre prediction, quali sono le vostre speranze, se ce l'avete a morte con me, perché queste cose di cui parlavo 12 mesi fa non si sono avverate. E niente, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà tra un pochetto. Voi, mi raccomando, fate i bravi, dormite sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, durissimo. Io sono il Poro Prediction, Michele Speranze, manco una giusta, ciao. Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa.
E dai su, è praticamente impossibile sbagliare un titolo del genere. Impossibile.